Poi passa una nuvola, o nel caso... non è vero. No, il contatore si chiama scambio sul posto. Il contatore ad uso domestico si chiama in scambio sul posto. Vuol dire che io mando quando ne ho troppo e prendo quando ne ho. No, no, già così, già così. Poi in ogni caso c'è un conguaglio di tipo economico alla fine dell'anno, per cui se ho immesso di più di quanto ho consumato, ottengo una remunerazione modesta, se invece ho consumato di più, pago la parte eccedente. Però di nuovo non fissiamoci su questi piccoli dettagli. La cosa importante è che la natura ci ha regalato, la natura e la meccanica quantistica ci hanno regalato una cosa meravigliosa, che il silicio fuso e purificato in un certo modo, messo al sole per produce l'elettricità. Questa è la cosa meravigliosa. Se poi l'Enel fa delle porcate amministrative, l'Enel è anche nostra, e noi cambiamo le regole. Le regole della bolletta sono più facili da cambiare che i quanti di energia nel silicio. Però nonostante tutto è stato per ora bello pensare che abbiamo una modalità di produzione di energia indipendente. Se non è ancora perfetta sul piano amministrativo, gli italiani hanno solo da rompere i coglioni alla politica per migliorare. Sta alle nostre mani.